Little Nightmares 3 a quanto pare si farà, Diablo 4 Blizzard annuncia l'orario di apertura dei server, ma soprattutto PlayStation Showcase, dopo tutti i rumor che si sono susseguiti, pare che abbiamo un'ulteriore conferma perché c'è qualcuno che ha cominciato già a suggerire una data. Questo e altro nella puntata di oggi. Bentrovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora ragazzi, prima di dire qualunque altra cosa, io mi devo un attimino scusare con voi perché forse lo sentirete anche dal tono della mia voce. Sono un tantinello influenzato, febbre che si sta piano piano alzando e voce che, diciamo, non è il massimo e colpi di tosse che si susseguono, d'accordo? Quindi abbiate pietà di me se oggi non sono proprio al massimo della forma. Ok? E oltretutto oggi sarà una puntata abbastanza breve perché fondamentalmente c'è una cosa grossa di cui parlare, però ho ritenuto di fare comunque la puntata perché credo che questa cosa sia piuttosto importante. Quindi, cominciamo con le news vere e proprie e partiamo proprio dalla news più importante, PlayStation Showcase. Bene, i rumor si sono susseguiti già da un bel pezzetto, ne abbiamo parlato anche nelle scorse ore e abbiamo parlato anche del fatto come questo si stia riconnettendo con i rumor dell'arrivo di Metal Gear Solid 3 Remake, ok? E questa commistione, beh, diciamo che ha titillato l'attenzione di moltissime persone. E però manca la conferma ufficiale. Ma mentre aspettiamo la conferma ufficiale, c'è chi ha già cominciato a suggerire, delle vere e proprie date. PlayStation Showcase, forse ci siamo. Jeff Grubb conosce la data dell'evento di Sony. Se Andy Robinson dice sì all'imminente PlayStation Showcase e adesso ne parliamo, il noto giornalista insider Jeff Grubb si spinge oltre affermando di conoscere la data del prossimo attesissimo evento di Sony, con tante world premiere di giochi destinati ad approdare in esclusiva su PlayStation 5. Ma non solo. Il redattore di VentureBeat coglie l'occasione offerta dalla pubblicazione della scaletta dei prossimi eventi videoludici già annunciati per raggiungere quello che a suo dire sarà il nuovo PlayStation Showcase organizzato da Sony. A detta di Grubb, il rumoreggiato spettacolo digitale del colosso tecnologico giapponese dovrebbe tenersi nella settimana del 25 maggio, quindi nella finestra temporale compresa tra lunedì 22 e domenica 28 maggio. Se confermato, l'evento quindi andrebbe a collocarsi a ridosso della partenza della Summer Game Fest, organizzata da Geoff Keighley per sopperire alle E3. Bene, allora, qui abbiamo una data, effettivamente. Quali altre conferme abbiamo? Abbiamo di fatto una non conferma di cui bisogna parlare, perché dato che c'era un sacco di gente che glielo stava chiedendo, Tom Henderson ha detto di non sapere di fatto nulla di queste cose. Infatti Tom Henderson a Setto Giro ci fa sapere con un meme di non aver sentito assolutamente nulla a riguardo e dunque di non poter fare anticipazioni di alcun tipo sullo showcase di Sony. Però attenzione, perché il fatto che Henderson non sappia nulla potrebbe far sorgere dei dubbi riguardo all'effettiva veridicità dei rumor, ma bisogna dire che Tom Henderson si muove con maestria nel campo dei leak hardware prima di tutto, ma sembra avere minor focus per quanto riguarda gli eventi dell'industria. Per questi ultimi Jeff Grubb ha dimostrato di essere un vero guru. Uno che invece afferma di saperne è effettivamente Andy Robinson di VGC, il quale afferma di aver sentito anzi qualcosa di molto interessante a riguardo. Le sue fonti lo avrebbero infatti informato di un PlayStation Showcase in programma nella consueta finestra temporale di fine maggio o inizio giugno. Durante l'evento in questione ci saranno novità legate proprio a Konami. Dato che si è parlato di un annuncio Metal Gear Solid 3 Remake, Jess Corden ha rivelato di aver sentito effettivamente di una collaborazione tra le due aziende per il rilancio di Metal Gear Solid, probabilmente in maniera simile a quanto accaduto con Silent Hill. A questo punto, il dubbio è lecito. Il remake o la remaster di Metal Gear Solid 3 Snake Eater verrà annunciato a PlayStation Showcase? E restando in casa Konami, anche Castlevania potrebbe essere della partita o magari lo stesso Silent Hill 2 Remake, che sia arrivato il momento di svelare la data di uscita? Secondo alcuni rumor, oltretutto, anche Mortal Kombat 12 verrà annunciato a PlayStation Showcase. Ragazzi, si sta verificando una cosa che succede spesso, ok? Partiamo con la cosa che mi convince di meno. Io credo che questo PlayStation Showcase, tanto per cominciare, mi sa tanto che cominciamo a delineare il fatto che ci sarà proprio in questa finestra temporale, perché semplicemente quando i rumor si susseguono con questa frequenza e cominciano ad arrivare delle informazioni anche piuttosto dettagliate, è difficile che sia del tutto infondato. Premesso, come sempre, che
le cose possono cambiare, quindi anche se il rumore è vero, non necessariamente poi alla fine si rivela essere veramente quello che succederà, ma sono pronto a scommettere che qualcosa di vero c'è in tutto questo. Ora, secondo me ci stanno mettendo un po' troppa roba all'interno di questo PlayStation Showcase, cioè diciamo chi sta parlando dei rumor. Se dovessimo sommarli tutti quanti insieme, beh, avremmo o il più grande PlayStation Showcase di sempre, con una quantità di roba annunciata veramente che ne basta la metà. Si parla di tanti annunci hardware di Sony, con il nuovo modello di PlayStation 5, con nuovi modelli di hardware tipo cuffie, auricolari, eccetera, eccetera, e l'annuncio di un nuovo modello di console portatile. Poi Mortal Kombat 12, si dovrebbe parlare anche di appunto Metal Gear Solid 3 Remake, c'è Spider-Man, dovrebbe esserci anche il multiplayer di The Last of Us, più altri progetti che si è saputo che ormai molte aziende sono pronti per presentarli. Ecco, onestamente per me così è decisamente troppo e dubito che questi rumor saranno tutti veri, tutti insieme, d'accordo? Però, ora, dobbiamo unire i puntini. E se già prima stavamo parlando di questa cosa e abbiamo visto che questo evento effettivamente è già stato annunciato dai rumor più volte e che effettivamente anche i conti, se ci pensate, riportano, perché molto spesso Sony tende a essere la prima a mettere giù il proprio evento nella stagione degli eventi, è capitato molto spesso, allora un evento nella finestra temporale proprio tra fine maggio e inizio giugno ci sta. Se poi sappiamo che qualcuno ha sentito dire che proprio sarà la settimana esattamente del 25 maggio, cioè sostanzialmente fra due settimane, ecco che la cosa suona come molto più concreta. Quindi, per come la vedo io, e voglio sapere che cosa ne pensate voi al riguardo, io credo che Sony farà il PlayStation Showcase proprio più o meno in questa finestra temporale e che questo showcase sarà probabilmente più ricco di quanto ci aspettiamo, perché sappiamo bene che questo 2023 non è enormemente ricco da parte di Sony, ok? Ci sono tante cose interessanti, ma non chissà quanti reveal, ma beh, invece potremmo avere delle sorprese, e se anche la metà dei rumor che riguardano questo evento fossero confermati, beh, questo evento si preannuncia essere uno un po' da fuochi d'artificio, ecco. Come vi avevo detto, c'è soltanto una news principale oggi, quindi andiamo subito al commento del giorno, che è... non so perché sono sparito. Va bene, basta con sti remake, scrive Dev, giocare e sapere già cosa succederà avendo una grafica next gen, wow, che palle. Allora, scusate se sono sparito e non so che cosa è successo, come mai sono sparito. Però, allora, io questa è una cosa che sento dire molto spesso, ok? Non sei certo il primo a scrivere una cosa del genere, perché effettivamente da un po' di anni a questa parte... remake, remaster, riproposizioni di vecchi titoli, scusate, sono effettivamente un po' l'ordine del giorno, no? E comprendo come alcuni possano ritenerlo non esattamente la cosa migliore del mondo, d'accordo? Però che cosa c'è più efficace delle chiacchiere e dell'opinione dei giocatori? Il denaro. E quindi l'atto pratico di tutto questo è che remake e cose varie continuano a farle perché vendono tantissimo, tutto qui, e quindi diciamo che trovo sempre una dissociazione tra tutta una serie di opinioni al riguardo e poi i numeri che fanno questi remake quando arrivano, perché se i remake non vendessero così tanto, semplicemente o smetterebbero di farli o smetterebbero di farne così tanti. Se ne fanno così tanti, così di frequente, e vuol dire che vendono così bene, e quindi mi viene da dire che molto semplicemente, di tutta evidenza, i giocatori vogliono questi remake. Quindi, come vi dico sempre, votare col portafoglio è la cosa più importante di tutte, perciò se non volete remake, remaster, eccetera, concentratevi su nuove IP principalmente, concentratevi su quello che offre l'industria, che non è una riproposizione che a voi sta un po' sulle balle. È l'unico modo per far sentire la vostra voce in maniera inequivocabile ed è l'unica cosa che potenzialmente potrebbe funzionare. Ti piacciono le news? Allora non rimanere ignavo come i malnati.
segui Chris anche su Twitch. Sul sito Viola troverai tante live su cose corroboranti. La serata community della domenica, la serata horror e altro il martedì, analisi reaction e altro il giovedì e tante altre estasianti live, di solito alle 21. Fai il follow su Twitch, così Chris è felice, tu supporti il canale e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora passiamo alle news alla ruota, ragazzi. Little Nightmares 3 a quanto pare è stato avvistato perché il sequel spunta praticamente su LinkedIn. Come mai? Perché indirizzato a un aspirante assistente di produzione, l'offerta di lavoro di Bandai Namco Europe, proprio con un annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn, cita espressamente l'IP ideata da Tarsier Studios. La descrizione della posizione lavorativa non conferma a chiare lettere l'avvio dei lavori su un terzo capitolo della serie, ma ogni dettaglio contenuto in essa lascia intendere che lo sviluppo di un nuovo gioco di Little Nightmares è attualmente in corso. Il futuro assistente di produzione dovrà infatti occuparsi e rispettare le scadenze assegnate a un misterioso progetto. Un tanto di confronti tra la rete del videogioco su differenti piattaforme, la professionista sarà inoltre richiesto di interfacciarsi con le agenzie di classificazione e professionisti alla localizzazione videoludica. Quindi, insomma, direi che Little Nightmares è non ufficialmente confermato, ma è nell'aria e non potrei essere più contento perché questo franchise lo adoro veramente, fin dal primo, che è un gioco che vi consiglio assolutamente di giocare se non l'avete giocato. Poi c'è un aggiornamento di Redfall su PC, Xbox Series X e S e ci sono delle novità, però attenzione che il changelog della patch si riferisce principalmente alla risoluzione di bug importanti e una maggiore stabilità durante le partite cooperative online. Purtroppo questo aggiornamento non ha risolto ancora nessuno dei problemi tecnici dello sparatutto in prima persona ed è probabile che per quelli sarà necessario molto più tempo, quindi questa prima patch è arrivata, quindi se stavate aspettando, diciamo, una patch che risolvesse per esempio la stabilità delle partite cooperative online, che so essere veramente problematiche su Redfall, e vi basta questo proprio perché volete giocare con gli amici, bene, ma se volete un gioco che, diciamo, una performance tecnica migliore, dovrete aspettare ancora un po', e tra questi ci sono io che aspetto di continuare la serie dopo la prima puntata perché non ho nessuna voglia di giocare con i freeze ogni 30 secondi, ok? Street Fighter 6, quanto pare Capcom ha annunciato l'ultima open beta con date e contenuti. La versione di prova della componente online sarà attiva dal prossimo 19 maggio alle ore 9. Il fuso orario italiano resterà a disposizione di tutti i giocatori fino alla stessa ora del 22 maggio 2023. Le piattaforme supportate saranno PS5, Series XS e PC Steam. Il preload sarà disponibile venerdì 16 maggio 2023 alle ore 9 italiane. Ci sono i personaggi, che una parte di personaggi, alcune arene e alcune modalità. E non sarà necessario disporre di un PlayStation Plus o Live Gold per poter giocare. Quindi se avete intenzione di provare una beta di Street Fighter 6, queste sono le date per farlo. E a proposito di date, Diablo 4 Blizzard svela che ora apriranno i server dell'Early Access e anche al lancio. Rod Ferguson usa il suo account Twitter personale per confermare quando sarà possibile iniziare a giocare in ogni parte del mondo. Nel caso degli Early Access, i giocatori italiani potranno iniziare a giocare a partire dalle ore 1 del 2 giugno 2023 e al lancio invece sarà possibile iniziare ad accedere alla stessa ora del 6 giugno 2023. E per chi non lo sapesse, potranno accedere con qualche giorno di anticipo solo e esclusivamente i giocatori che effettueranno il pre-order della versione deluxe della Ultimate, ovvero quelle più costose. Già. E queste ovviamente sono le date, ragazzi, quindi segnatevi l'ora luna di notte del o 2 giugno 2023 per l'accesso anticipato o il 6 giugno 2023 per l'ora di bilancio delle versioni normali, insomma, tutti quanti giocatori insieme. D'accordo? Io vi preannuncio che, avendo preso, lo so ragazzi, sono un content creator, ma ho dovuto prendere in anticipo la deluxe per provare la beta, lo stress test e anche per, diciamo, avere i contenuti in anticipo da precaricare, perché ve lo voglio portare proprio all'una del 2 giugno 2023, quindi segnatevi questa cosa. E infine un gioco che io aspettavo di vedere, Guilt, che era un'esclusiva Stadia, è stato avvistato su Steam. Dopo Google Stadia è giunto il momento di approdare su PC. Era già stato detto che questo gioco sarebbe arrivato e il titolo, essendo stato avvistato su Steam, potrebbe significare che l'avventura d'arte di Guilt sia davvero pronta a risorgere anche dopo la morte di Google Stadia.
La segnalazione lascerebbe anche intendere che l'uscita sull'ecosistema PC possa essere alquanto imminente, seppur non vi sia modo di poterlo dire con estrema certezza. La notizia lascia ben sperare per le sorti del lavoro ideato dai ragazzi di Tequila Works e giunto a quel di Stadia nel 2019. Il gioco, ragazzi, io lo provai su Stadia all'epoca e non era affatto male, devo dire. E infatti, quando Stadia ha chiuso, è una delle prime cose che ho pensato, cavolo, vorrei davvero fare una serie su Guilt. Quindi, quando uscirà, e a quanto pare imminente, probabilmente lo conosceremo durante uno degli eventi che arriverà tra poco, probabilmente durante il PC Gaming Show. Secondo me, io ve la butto lì e quando uscirà vi dico che lo porterò sicuramente. Ma tenetelo d'occhio perché è un gran bel titolo. E per quanto riguarda l'offerta del giorno, ragazzi, c'è su Instant Gaming Like a Dragon Ishii, la Digital Deluxe Europe è al 40% di sconto, invece di 70 euro costa 41,99 euro. Vesti gli abiti e gli armamenti dell'elite per diventare il samurai della leggenda Sakamoto Ryoma. La Deluxe Edition non solo aggiunge sfida al tuo viaggio, ti fornisce risorse aggiuntive per superarla, bla 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 bla, ok? Se siete interessati all'offerta, sappiate che è un buon modo per supportare il canale, perché quello che trovate qui sotto in descrizione è un link affiliato, perciò se prendete l'offerta del giorno tramite questo link affiliato, a me arriva qualcosa e quindi è un supporto per il canale. Bene gente, è tutto per le news di oggi, scusate se sono un po' azzoppato oggi, ma insomma a volte succede, e noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, tra cui il link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon, e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani, ragazzi.